Ciao ragazze, questo nuovo video è un tutorial e come leggete dal titolo sarà un make up no make up, ossia ricreeremo un look molto naturale, portabilissimo sia da giorno che da sera, ma più che altro l'intento di questo make up è quello di sembrare carine e come se non fossimo truccate. Io vi lascio al tutorial, vi mando un bacio grande. Bene, partiamo con il trucco del viso. Applicherò questa crema colorata della ELF con le mani. Vado con questo colore qua e lo applico sull'occhiaia. E un poco anche sulla palpebra mobile. Dato che ho dei rossori intorno al naso, ne metto un pochino anche qua. Mentre si asciuga bene la base, penso alle sopracciglia. Io uso la mia matita di Catrice, questa qua, e vado a riempire con piccoli tratti . Applico poi il colore più chiaro di questo ombretto per sopracciglia della Essence. In modo tale da fissare la matita. Una volta asciutta la base, vado con questa cipria e il mio kabuki della ELF a fissare il tutto. Passando al trucco degli occhi, applico ora il mio primer. Il mio è questo qua della ELF. L'ombretto che fa il caso nostro è il 22 della Essence, questo colore qua. Prendo con il pennello della H&M questo qua e vado semplicemente su tutta la palpebra mobile. Ok, arrivati a questo punto prendo una matita bianca, questa è della H&M, e vado a creare i miei punti luce che sfumerò con il dito.
questo punto, sempre con lo stesso pennello, vado a prendere un bianco opaco e lo vado a portare dove ho messo la matita bianca. Da fissarla. Mascara, questo è il bump. Ok, per riguardo agli occhi il nostro trucco è finito, andiamo ora sulle guance, prendo la mia terra della L'Oreal, la Glam Bronze, con un pennello angolato così, vado a ridare il volume al volto che abbiamo perso stendendo la crema colorata e la cipria. Utilizzo poi questo blush della Very Vintage della Pupa e lo stendo con lo Stipple Brush della Elf. Vado con tocchi molto leggeri dove c'è lo zigomo. È un blush rosato questo. E per finire sulle labbra vado a mettere questo burro al karité dell'Equilibria. Niente ragazzi, questo è il look terminato, come potete vedere non sembra neanche che io sia truccata, fatta eccezione per un pochino di mascara. È proprio questo l'intento del nostro make up no make up, in quanto vogliamo essere carine senza sembrare truccate. Io spero che questo video vi possa tornare utile, fatemelo sapere nei commenti e se volete fate il vostro video di risposta con il vostro look make up no make up. Io vi mando un bacio grande, iscriviti se ti va e ciao al prossimo video. Ciao ciao!